Benvenuti a Permacultura Italia. È un po' di tempo che non faccio video, ma questo volevo farlo perché quest'anno abbiamo iniziato a vedere veramente gli effetti del cambiamento climatico che influenzano la produzione agricola e la produzione del nostro cibo, almeno qua al nord Italia. E volevo fare un pensiero a tutti coloro che stanno producendo cibo sotto questo tipo di clima, sotto questo tipo di clima così variabile, così estremo che è appunto questo cambiamento climatico che c'è in atto e le possiamo toccare con mano. Io credo che queste persone siano in questa era di supereroi, credo che siano i veri supereroi. Chi sono i supereroi di oggi? I supereroi di oggi sono coloro che stanno cercando di continuare a produrre cibo sano. Quindi stavo dicendo, i nuovi supereroi, ecco, questi nuovi supereroi sono proprio coloro che stanno continuando imperterriti a coltivare nonostante le catastrofiche, praticamente ormai, condizioni climatiche. Appunto quest'anno abbiamo avuto 6 grandinate, solo qua a Cuneo, non mi immagino tutto il resto d'Italia cosa sta succedendo, anche se ho avuto diciamo, rapporti da varie situazioni, da vari progetti di permacultura e non solo. Ma sono anche coloro che appunto non solo stanno coltivando sotto il cambiamento climatico, ma stanno coltivando con questo cambiamento climatico estremo in condizioni senza il supporto di chimici, senza il supporto di niente di artificiale, ma lavorando con la natura. Quindi io dico ragazzi, forza, tenete duro, non so se ce la faremo, ma non ce ne frega niente di questo, non ci importa di ciò, l'importante è che andiamo avanti, perché tanto solo questo possiamo fare noi. Quindi è inutile che chi ci vuole male, se c'è qualcuno che ci vuole male, spera che questi chimici che ci mandano dall'alto, questo cambiamento del clima fatto in modo forzato, magari un po' controllato o indirizzato, questa appunto geoingegneria di cui si parla eccetera, ci scoraggi sul nostro dovere. Non succederà questo, noi continuiamo imperterriti e vi ringrazio a tutti quanti e per favore continuate ancora di più, più peggio sarà il cambiamento climatico e più andiamo avanti. Questi sono i nuovi supereroi. Poi volevo salutare e ringraziare gli organizzatori del Green Park Festival di Cuneo che mi hanno invitato a spiegare cosa la permacultura può fare in questo momento di limitazione delle risorse del pianeta per la nostra sopravvivenza. Io credo che sia un compito molto difficile, non so se sarò in grado di farlo, più che altro chiederò ai presenti del Green Park Festival come fare, cosa loro pensano. Per favore ditemelo voi cosa pensate, qual è la vostra idea, cosa possiamo fare con la permacultura per aiutare e continuare la produzione di cibo nonostante queste diciamo, condizioni veramente estreme che si stanno delineando. Quindi viva i nuovi supereroi, questi sono i veri supereroi sono coloro che creano, che lavorano con la natura formando questo suolo che odora di funghi, perché comunque i perenni vanno con i funghi, gli annuali vanno con i batteri. Noi vogliamo la vita, la microbiologia, questa è la natura, questa è lavorare con la natura grazie ai microbi. Cerchiamo di aiutarli, cerchiamo di dargli da mangiare, cerchiamo di proteggerli, così loro proteggeranno noi in questo modo. Quindi grazie a tutti e a tutti quanti, via, più veloce della luce!